Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, uno dei temi fondamentali di questa domenica della liturgia della parola, della terza domenica del tempo ordinario, è la celebrazione della parola di Dio. E la vediamo veramente celebrata, la parola di Dio, nella prima lettura dal libro di Neemia. Qui è il momento in cui il popolo di Israele ritorna dall'esilio. Dopo 70 anni d'esilio ritorna e riprendono il libro della legge e lo leggono pubblicamente, fanno un palco, il sacerdote Esdra sale su questo palco e proclama la legge del Signore, e intanto per i gruppi più lontani, perché c'era tantissima gente, i Leviti spiegavano la parola di Dio. Tutti stanno in piedi, comincia con una benedizione e tutti ascoltano riverenti, in silenzio, tenevano le orecchie tese a sentire. È interessante che a un certo punto, ascoltando, il popolo scoppia in lacrime, piange, dice il... Tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge, tant'è che gli viene detto al popolo: non piangete, fate piuttosto festa. Questo pianto che cos'è? È espressione del pentimento delle colpe, delle proprie colpe, che erano evidenziate dall'ascolto della legge, della parola di Dio. E infine la gioia. La gioia che è proclamata: non dovete piangere, perché questo giorno è consacrato al Signore. Non vi rattristate, perché la letizia del Signore è la nostra forza. Qui, in questo brano, sono indicate più o meno tutte le disposizioni fondamentali per l'ascolto della parola di Dio. Il rispetto, l'attenzione, il confronto della propria vita con ciò che dice il testo sacro. Come ci interroga e come rispondiamo noi con la nostra esistenza, il pentimento dei peccati, la gioia per aver scoperto una volta di più la volontà di Dio, cosa vuole il Signore da noi. Un altro esempio di proclamazione della parola di Dio ce l'abbiamo nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Gesù, che è mosso dallo Spirito Santo, con la potenza dello Spirito Santo, si reca come un buon israelita il sabato alla sinagoga per leggere la legge e per commentarla. E Gesù apre questo passo del libro del profeta Isaia, gli viene dato, ovviamente non a caso, il passo di Isaia, lo chiude, tutti gli occhi delle persone lì presenti erano fisse su di lui e dice: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Su questo oggi Benedetto XVI dice che questo oggi ci rimanda al termine salvatore. Perché? Perché sempre nel Vangelo di Luca, poco prima, qualche capitolo prima, ascoltiamo un angelo dire ai pastori: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore. Questo brano, dice Benedetto XVI, interpella oggi tutti noi. Perché? Primo, ci fa pensare anzitutto al modo di vivere il giorno del Signore, la domenica, che è sì giorno di riposo dal lavoro, della famiglia, ma prima di ogni cosa è il giorno del Signore, Dominus Dies. E come si partecipa al giorno del Signore? Come si santifica il giorno del Signore? Partecipando all'Eucaristia, alla Santa Messa e nutrendoci nella Santa Messa del corpo santissimo e del sangue santissimo di nostro Signore e della parola di Dio. Secondo, ancora Benedetto XVI, nel nostro tempo pieno di dispersioni, pieno di distrazioni, pieno di perdite di tempo, questo Vangelo ci invita ad interrogarci sulla nostra capacità di ascoltare. Prima di poter parlare di Dio e con Dio, occorre ascoltarlo. E la liturgia della Chiesa è la scuola di questo ascolto del Signore che ci parla. Infine, ancora Benedetto XVI dice che questo passo, questo termine oggi, ci dice che ogni momento può diventare un oggi propizio per la nostra conversione.
ogni giorno può diventare l'oggi salvifico, perché la salvezza è storia che continua per la Chiesa, per ciascun discepolo di Cristo. L'oggi Cristo lo realizza qui e oggi per noi, è oggi il tempo della salvezza. Questo è il senso cristiano, dice Benedetto XVI, del cosiddetto carpe diem, cogli l'attimo, no? Di Orazio. Cogli l'attimo, e dietro questo cogli l'attimo c'è l'assenso a tutti i peccati. Passa la tentazione, cogli l'attimo. Non è questo il senso che noi dobbiamo dare a questo, a questa frase. Cogli l'attimo vuol dire cogli questo attimo qui in cui Dio ti salva, cogli l'oggi salvifico in cui Dio ti chiama per donarti la salvezza. Oggi, dice Gesù, si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Si è compiuta la scrittura. Come si compie la scrittura? In Cristo, perché è Cristo stesso il compimento della parola che è letta, perché Lui è la parola eterna di Dio Padre. In Lui si realizzano tutte le scritture. Gesù è presente in tutta la scrittura. Lui è il punto d'unione tra Antico e Nuovo Testamento. Dice San Girolamo che chi legge la Sacra Scrittura e non vi trova Cristo in qualunque punto, l'ha capita male, perché tutta la Sacra Scrittura parla di Cristo. C'è un adagio, credo anch'esso attribuito a San Girolamo, che dice «Novum in vetere latet et in novo vetus patet», cioè nel Vecchio Testamento, nell'Antico Testamento è nascosto il Nuovo Testamento, e nel Nuovo Testamento si rende manifesto e chiaro l'Antico, si capisce tutto. Perché? Perché è Cristo il centro di tutta la parola scritta di Dio, in quanto Egli è la parola eterna di Dio, la parola incarnata di Dio. E la parola scritta di Dio ci serve per conoscere meglio chi è Lui e chi siamo noi. Chi ascolta con spirito di fede la parola sacra incontra sempre Gesù, sempre. Ed è un principio fondamentale questo di lettura della Sacra Scrittura, affermato da Gesù stesso, no? Ai discepoli di Emmaus che cosa dice? Spiegandogli le parole, dice: cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Luca 24:27. E ancora ai giudei nel Vangelo di Giovanni dice: voi scrutate le scritture credendo di avere in esse la vita eterna. Ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza. E ancora San Pietro nella prima lettera, versetti 8-10, Gesù Cristo, voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Su questa salvezza e sul Salvatore che ce l'avrebbe procurata questa salvezza. Vedete, fratelli e sorelle, leggere la scrittura, meditare la scrittura, meditare il Vangelo, i profeti, la legge, non è opzionale per un cristiano. La santificazione della domenica passa anche attraverso la meditazione della scrittura. In effetti la Chiesa ci propone a leggere ogni domenica e ogni santa messa le scritture sacre. Perché? Perché questo alimento spirituale forma l'anima nostra, ci immerge in un ambiente divino, dinanzi a tutta la spazzatura che quotidianamente viene riversata dentro di noi attraverso i nostri occhi, attraverso le nostre orecchie, attraverso discorsi inutili e spesso dannosi, attraverso una televisione che chi ce l'ha ancora veramente farebbe bene a spegnerla e a buttarla dalla finestra, perché solo spazzatura ne esce fuori. Solo spazzatura. Almeno quei 10 minuti che ascoltiamo la parola di Dio dovrebbero opporsi un po' a tutto quel clima mondano, frivolo e scandaloso. Poi ci arriveremo. San Girolamo nel prologo del suo commento al libro di Isaia scrive: adempio il mio dovere, al mio dovere, ubbidendo al comando di Cristo. Scrutate le scritture, Giovanni 5:39, e cercate e troverete, Matteo 7:7, per non sentirmi dire come ai giudei:
voi vi ingannate non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio. Ignorare le scritture significa ignorare Cristo. Se infatti, al dire dell'apostolo Paolo, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio, Galati 2:20, colui che non conosce le scritture non conosce la potenza di Dio né la sua sapienza. Le scritture sante, che sono l'insieme degli scritti sotto dei libri che scritti, dice il Concilio Vaticano II, dei libri che scritti sotto l'azione dello Spirito Santo hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa perché l'uomo, questa è la finalità, potesse conoscere Dio più velocemente, con ferma certezza e senza mescolanza di errore. Questi sono libri, la Sacra Scrittura è scritta da Dio. Dice San Pietro nella sua seconda lettera: non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio, mossi da Spirito Santo. Gli agiografi, cioè gli autori dei vari libri della Sacra Scrittura, non è che si sono inventati qualcosa. Sotto il carisma dell'ispirazione divina, che è un dono per il quale Dio ha illuminato le loro menti, ha rafforzato le loro volontà affinché essi scrivessero tutto e solo quello che Dio voleva, secondo le loro capacità umane, in un rapporto di causa e di effetto, in mezzo a cui c'è uno strumento che è l'uomo, la causa è Dio, l'effetto è la Sacra Scrittura, lo strumento è l'uomo di cui Dio si serve, con le sue proprie capacità, con il suo punto d'osservazione, ma l'autore dei libri sacri è Dio. La Sacra Scrittura, fratelli e sorelle, è la lettera che Dio Padre ha scritto ai suoi figli per farsi conoscere, per dire chi loro, per dire noi chi è Lui e per indicarci la strada per raggiungerlo, la via per raggiungerlo, che ancora una volta è Cristo, del quale tutte le scritture parlano. Concilio Vaticano II, nella Costituzione dogmatica Dei Verbum, dice: i libri della Scrittura insegnano fermamente, fedelmente e senza errore la verità che Dio, in vista della nostra salvezza, volle fosse messa per iscritto nelle sacre lettere. In vista della nostra salvezza, è questa la finalità della Sacra Scrittura. Dice Giovanni, capitolo 20, versetto 31, questi segni di Cristo sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Voi leggete per credere, perché la fede nasce dall'udito, dall'ascolto della parola di Dio nasce la fede, ma quella fede ci dà la vita nel suo nome, è origine di vita eterna. E ancora Giovanni 8:32, Gesù dice: se rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità ci fa liberi, la menzogna ci rende schiavi. La menzogna ci rende schiavi, è la verità che ci libera, qualunque sia lo stato esteriore in cui ci troviamo a vivere. Ma chi è nella verità è libero, anche se incatenato a dei ceppi. San Paolo, nella seconda lettera a Timoteo, scrive: tutta la scrittura è ispirata da Dio, è utile per insegnare, convincere, correggere, formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Capite che non è opzionale conoscere o non conoscere il Vangelo. Che cristiani siamo se non conosciamo le parole del Signore, se non le meditiamo, se non leggiamo la lettera d'amore che Dio ci ha scritto? La lettura della Sacra Scrittura non è appunto opzionale, ma è una vera e propria necessità per lo spirito, fratelli e sorelle. Perché? Perché la parola di Dio è efficace e potente. Dio con la sua parola ci ha creato l'universo, ci ha creato il mondo, ci ha fatto tutte le cose. Ci ha fatto tutte le cose. È la parola eterna che poi lui rende scritta per un principio di divina condiscendenza. Cioè, le parole della verità, dice San Gregorio Magno, sono alimenti per nutrire la nostra anima. Sotto il velo delle parole umane
C'è il mistero della parola di Dio, della parola eterna di Dio. Ripeto, Dio riveste di parole umane la sua parola e il suo messaggio per divina condiscendenza. San Giovanni Crisostomo spiega questo principio dicendo che si può descrivere questa divina condiscendenza come l'apparire e il mostrarsi, non come egli è, cioè non si fa vedere come egli è in se stesso, ma come può essere visto da colui che è capace di quella visione, offrendo Dio il suo aspetto alla debolezza di chi guarda. In poche parole, Dio manifestandosi agli uomini tiene conto della nostra piccolezza, della nostra miseria, della nostra piccola capacità e si abbassa al nostro linguaggio. Ancora San Gregorio Magno dice che la parola di Dio, infatti, se da un lato impegna con i suoi misteri la gente colta, dall'altro riscalda con la sua immediatezza le anime semplici, con la sua chiarezza offre nutrimento agli umili, non ai superbi, perché i superbi sono accecati, non vedono, non capiscono, non sentono, non possono comprendere, ma è chiara per gli umili, mentre con la sua profondità non finisce di stupire gli spiriti più elevati. È come un fiume, direi, dalle acque basse e profonde, dove un agnello può muoversi liberamente e dove un elefante può nuotare. Così, come lo richiede la natura di ciascun passo, deve opportunamente cambiare il genere della spiegazione, tanto meglio si trova il vero senso della parola di Dio, quanto più varia il tipo di interpretazione adeguandosi a ciascun passo. E come si interpreta la Sacra Scrittura? Si interpreta con umiltà e come l'hanno letta i padri, come l'ha letta la tradizione, perché la Sacra Scrittura è un dono che Dio ha fatto all'uomo affidandolo alla Chiesa. E come la Chiesa la legge da 2000 anni, così va letta, con lo stesso spirito con cui fu scritta, dice San Pietro nella sua seconda lettera, con lo stesso spirito con cui fu scritta va letta. E quindi, non fermandosi alla lettera, ma andando allo spirito, perché la lettera, dice San Paolo, uccide. Vedete, tra gli effetti della Sacra Scrittura ce ne sono tanti di mirabili. Uno fondamentale ce l'abbiamo, per esempio, sapete, quando il sacerdote, dopo aver letto il Vangelo, bacia l'Evangeliario, la croce con cui inizia il Vangelo, ha sempre detto questa frase, per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Sapete cosa vuol dire? Per le parole del Vangelo siano cancellati i nostri peccati. Perché? Perché il Vangelo, la lettura della Sacra Scrittura è un sacramentale, se letta con devozione, con attenzione, cancella i peccati veniali, li cancella, così come fanno i sacramentali, così come fa il segno della croce con l'acqua santa, così come qualunque atto d'umiltà o qualunque atto, appunto, sacramentale che non crea la grazia per se stesso, ma per la fede di chi lo pone in atto. È sacramentale e quindi cancella i peccati veniali, non solo, ma è uno dei più potenti sacramentali. Perché? Perché eccitando l'anima ad amare Dio, glielo fa conoscere nella sua potenza, nella sua sapienza e nella sua bontà. Don Dolindo dice che chi legge abitualmente la Scrittura, a poco si eleva in Dio, tanto da pensare ciò che Dio pensa, da desiderare ciò che Lui desidera, da amare ciò che Lui ama. Come chi tratta con il mondo diventa gradualmente frivolo, stupido, impuro, sconvolto e pieno di desideri perversi, così chi tratta con Dio diventa a poco sapiente, ponderato, puro, ordinato nelle sue potenze interiori e pieno di desideri soprannaturali. Questa sublime elevazione purifica l'anima, la libera da ciò che in lei è fanciullesco, le dà una coscienza forte e la rende veramente cristiana. Fratelli e sorelle, chi legge abitualmente la Sacra Scrittura, chi la medita, si mette nella condizione di ricevere innumerevoli grazie dal Signore, innumerevoli grazie, perché proprio in questa lettura noi ci opponiamo volontariamente a tutta, ripeto, quella spazzatura che ci viene da un mondo frivolo, lontano da Dio, apostata, senza fede. Nutriamo le potenze più alte dell'anima. Allora,
non è qualcosa di opzionale. La Sacra Scrittura irrobustisce l'anima, la rafforza. E oggi, fratelli e sorelle, ce n'è bisogno più che mai. Ce n'è bisogno più che mai. La meditazione ordinata e semplice, fatta con vero spirito di fede, purifica l'anima e la prepara a nuove altezze, a patto però che essa non si stanchi e non si arresti nel suo cammino. Fratelli e sorelle, davvero con tutto il cuore imploriamo Dio che ci dia questa grande grazia, ricordandoci le severe, severissime parole di Gesù che si adattano tanto bene a quelli che disprezzano la divina parola o la tengono in scarsa considerazione. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Non sia mai detto questo, fratelli e sorelle, per noi. Ascoltiamo le parole che il Signore ha da dirci, parole destinate alla nostra salvezza, al nostro miglioramento e alla salvezza del mondo, perché la salvezza del mondo passa attraverso la salvezza della singola anima, anzitutto quella mia, anzitutto quella di ciascuno di voi. Quella dobbiamo salvare, e per salvarla dobbiamo rivestirla di grazia, dobbiamo permettere al Signore di darcela questa grazia, di far sì che oggi si realizzi la sua salvezza in noi e attraverso di noi, attraverso ciascuno di noi, la salvezza di questo mondo che sembra essere stato dato tutto in pasto al demonio, tutto in pasto all'oscurità. Perché? Perché noi cristiani abbiamo smesso di fare luce, abbiamo smesso di cercare la nostra salvezza. E allora ricominciamo, siamo salvi, lasciamoci salvare, facciamo sì che questo oggi, questo momento qui sia momento di salvezza, momento di conversione, momento di cambio di vita, momento di metanoia, per ritornare con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le nostre forze a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che vive e che regna per tutti i secoli dei secoli, in cielo, in terra e in ogni luogo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre.